un ringraziamento agli organizzatori e a tutti voi che state lì a soffrire sotto l'acqua. Velocissimamente due considerazioni. Noi ogni anno facciamo il bilancio di quel che abbiamo fatto nella nostra amministrazione, come accade qui in Lombardia. Le due regioni, Veneto e Lombardia, sono le due regioni che hanno rispettato gli impegni con i cittadini, sono le regioni, come nel mio caso, che hanno eliminato i vitalizi, che hanno aperto gli ospedali di notte, che hanno fatto un sacco di attività. Ma quando poi ci troviamo la triste contabilità nazionale, ci rendiamo conto che Veneto manda ogni anno 20 miliardi di tasse a Roma, la Lombardia 54 miliardi, e vediamo che lì letteralmente li sprecano. A noi non va bene che ci siano 22.000 forestali in Sicilia e 400 in Veneto. Non ci va bene che un pasto in ospedale in Veneto costi 6,5 euro e in giro per l'Italia venga a costare ancora 60-80 euro e paghino sempre i soliti. Noi una soluzione ce l'abbiamo e ce l'avremo pronta ormai nell'autunno. E sarà quella di dar vita a quello che è il primo referendum della storia del Veneto, il referendum per l'autonomia. Saranno chiamati tutti i veneti a votare. Questa sarà la grande occasione per dire di no a Roma e per far vedere in quanti saremo. Abbiamo vinto una grande battaglia legale con Roma. Questo referendum nasce da una legge presentata in Veneto, una legge impugnata dal governo Renzi, e dopo un anno di battaglie legali la Corte Costituzionale, unica questa storia, però ha dato ragione a noi. Quindi vi aspetto tutti in Veneto. Noi veneti stiamo scaldando i motori perché il primo referendum della storia lo vogliamo celebrare e vogliamo parlare di autonomia. Chiudo un pensiero agli amici agricoltori, a tutto quello che è il problema dell'agricoltura, a quella porcheria di trattato internazionale che stanno proponendo a livello europeo e dove l'Italia è totalmente assente. Non abbiamo solo la tragedia del latte, non è un problema di avere o non avere le quote latte, ma è un vero e proprio problema di difesa del prodotto tipico. L'unico ministro, me lo dico da solo, che ha fatto l'ultima legge sul latte è stato sottoscritto il 9 aprile del 2009. A questi non gliene frega niente degli agricoltori, dei nostri prodotti tipici e tantomeno della salute dei cittadini. Grazie e buona serata a tutti. Vi aspetto in Veneto.